Buongiorno dalle Dune Fitness di Silvi Marina, buongiorno fitness, si appresta a vivere insieme a voi una nuova settimana sempre al mattino per darvi consigli di salute, movimento e alimentazione. Entriamo in palestra e ritroviamo la sorpresa di Michele, il figlio di Stefania Valentini. Buongiorno Stefania. Buongiorno. Ciao Michele. Ciao. Ecco, Michele ormai è diventato un nostro prezioso collaboratore, sabato scorso era con noi e ci ha aiutato a spostare gli attrezzi, oggi invece Michele fa gli esercizi insieme a noi, vero Stefania? Vero Michele? Vero. Vero. Allora, da Stefania oggi apprenderemo quanto sia importante unire al fitness una corretta postura. Vero? Esatto Mila, come la postura vada a braccetto con il fitness. Una postura corretta su un esercizio corretto ci farà sicuramente evolverci e fare un esercizio sempre sempre migliorandoci. Bene, allora io lascio la scena a te e a Michele e vediamo questa seduta con Stefania Valentini e Michele. Bene, allora partiamo con un esercizio per la mobilizzazione della colonna vertebrale e ci mettiamo in quadrupedia. Ok, la classica posizione del gatto, anche utilizzata molto nel Pilates. Questo esercizio ci servirà anche per riscaldare molto bene la colonna, nonché farci capire la postura corretta per l'esercizio famosissimo che è il plank. Inspiri ed espiri. Una volta effettuato un buon riscaldamento, andiamo a posizionare il nostro corpo in postura corretta, mantenendo l'ombelico in spinta verso il soffitto, bloccando la posizione della nostra schiena. Dopodiché andiamo a distendere la gamba spingendo il tallone a terra e poi anche l'altra e andiamo a lavorare in stabilizzazione. Lavoro isometrico. Possiamo partire da 30 secondi, un minuto, fino a salire anche a 2-3 minuti, rimanendo fermi. Pur rimanendo fermi, tutto il corpo sta lavorando in postura soprattutto corretta. Andiamo a fare una variazione dell'esercizio, spostando il ginocchio. Ripetiamo l'esercizio sulla mobilità e il ginocchio in spinta verso il tallone. E poi ginocchio al petto. 1, 2. Riposiziona, cambio gamba. Postura, via. Concludi, posizione di scarico con la posizione della foglia, un bel respiro, alleggerisci la zona lombare, e ritorna su. Bravo Michi! Bravi, grazie a Stefania, grazie a Michele che riesce a tenere i tempi, a imitarsi in esercizi, bravo! Vi allenate spesso con Michele e Stefania? Sì, facciamo degli allenamenti anche a casa, soprattutto durante il Covid, mamma figlio. Ah, ecco, veramente bravo, bravi. Allora, Stefania ci ha promesso il sabato che presto ci farà vedere un esercizio proprio per i bambini, vero? Certo, certo, assolutamente, sarà fatto, ci prepareremo meglio. Allora,
siete stati già bravissimi, noi ringraziamo Stefania, ringraziamo Michele, ci vediamo alle prossime puntate con te, noi vi diamo appuntamento a fra pochi secondi insieme alla nostra dietista Marina Manieri. Buongiorno dottoressa Marina Manieri, buongiorno. Siamo di nuovo da Alusea il ristorante per completare il nostro pasto che avevamo iniziato la settimana scorsa. Manca il dolce e noi proponiamo un sorbetto dietetico, almeno così dovrebbe essere. Dottoressa, quali sono gli ingredienti del sorbetto? La ricetta del sorbetto prevede sicuramente il succo di limone, l'acqua ghiacciata e anche dello zucchero ovviamente per dare il sapore di dolce, ecco, quindi è abbastanza essenziale come dolce. E poi ricordiamo che fa sempre bene assumere limoni, giusto? Perché? Sì, certo, essendo che questo è prodotto proprio a partire dal succo del limone, la pianta, esso ha un sacco di proprietà, inoltre intanto è il frutto più ricco di vitamina C. In secondo luogo contiene anche acqua e acidi organici che hanno una funzione depurativa e detossificante, oltre a essere idratante. E qui da Alusea Ristorante c'è una variante, appunto sorbetto ai frutti rossi. Quali sono le proprietà di questo tipo di frutta? I frutti rossi sono molto interessanti perché contengono tutta una serie di antiossidanti che sono appunto i pigmenti che danno il colore blu o rosso ai vari frutti che possiamo vedere qui, quindi abbiamo lamponi, more e mirtilli, che hanno degli effetti protettivi sul sistema cardiocircolatorio, quindi essenzialmente proteggono proprio le nostre vene, la nostra circolazione. Quindi il sorbetto è il dessert tipico per chiudere una cena di pesce? Sì, assolutamente sì, proprio dal punto di vista tradizionale, perché il sapore comunque del limone unito con l'acqua fresca ha questa, proprio questa funzione di resettare il palato e quindi liberare anche le papille gustative di quei gusti piuttosto forti, anche se buonissimi, di un pasto a base di pesce. Bene, anche noi resettiamo perché la nostra puntata è terminata. Grazie alla dottoressa Marina Manieri, ci vediamo domani in una location completamente diversa, perché ci occuperemo di pizza. Allora, vi ringraziamo per l'attenzione, grazie al nostro tecnico Alberto Capo, con la dottoressa Marina Manieri l'appuntamento è per domani e anche con voi. Vi auguriamo una buona giornata. Ciao!